Ciao a tutti ragazzi di Dinorec e bentornati sul canale. Eccoci qui di fronte al Tyrannosaurus Rex della Beast of the Mesozoic, ragazzi. Il primo tirannosauro della nuova linea di tirannosauri della linea Beast of the Mesozoic. L'esclusiva linea di modellini che riproduce dinosauri accurati. E io, come più volte vi ho detto nei miei video, sarò qui a recensirvi tutta la linea, ragazzi. E lui è il primo della lista, della prima checklist. Questa è la scatola, guardate che bella ragazzi! Qui sulla destra potete notare il bellissimo Tyrannosaurus Rex, anzi i bellissimi perché ce n'è uno anche dietro, i bellissimi Tyrannosaurus Rex disegnati da R.J. Palmer in persona. E vi ricordo che il Tyrannosaurus Rex invece che vedete lì dentro la vetrinetta è stato scolpito da Raul Ramos e Jacob Bartz, due fenomeni dello sculpt. Ma il packaging, il disegno, è realizzato da uno dei più grandi illustratori della storia contemporanea. Suo è il T-Rex di Saurian. E questo, ragazzi, un po' lo ricorda nello sculpt. Ma R.J. Palmer ha fatto tanti disegni fighi e sono davvero contento che David Silva lo abbia assoldato nella sua linea di tirannosauridi. Di R.J. Palmer è anche il Tyrannosaurus Rex giovanile, che vedremo prossimamente. Il modellino, anzi il modellone, è scala 1:18, ragazzi, una scala che personalmente apprezzo davvero tanto. Notate qui il fianco della scatola con il logo della Beast of the Mesozoic, la linea di appunto di bestie della Creative Beast Studio, ragazzi. Questo è il marchio dalla preistoria alla fantasia, ragazzi, e questo ci piace a noi. Guardate qua, la realtà, perché più che fantasia, ragazzi, questo è reale. Questa è la prima checklist, guardate che figata, ragazzi. Avremo modo di vedere in futuro il Gualong sempre in scala 1:18, il Dilong, questa volta Silva lo scolpisce in scala 1:6, poi avremo un'altra versione sempre dello stesso identico dinosauro, però in scala 1:35. Avremo lo Utyrannus in scala 1:18 e io non vedo l'ora di vedere te, ragazzo. E poi abbiamo, come vi dicevo, il Tyrannosaurus Rex giovanile in scala 1:18, ottimo da affiancare a suo padre. Silva ci ricorda che dentro c'è presente anche una carta collezionabile con il disegno di R.J. Palmer e vi ricorda anche che non sono giocattoli per bambini. Qui c'è scritto proprio più di 15 anni, quindi sono giocattoli da collezione, con l'opzione da adulti. Ma adesso scartiamolo. It's incredible! Ed eccolo qui, amici miei, in tutto il suo splendore, con tanto di gambe di ricambio, con la possibilità, vedete, di articolarle, ma all'interno della confezione David Silva ci mette anche altri piedi. Guardate come abbia scolpito un set di piedi di ricambio per dargli un'altra posa e un altro ancora, ragazzi, vedete qui con le dita sollevate, inclinate, diverse da quelle che ci sono invece montate su. Quindi, ricapitolando, abbiamo queste gambe con questi piedi, poi abbiamo queste gambe di scorta, vedete che sono articolabili, poi abbiamo queste che sono dei piedi, diciamo, con le dita inclinate, e poi abbiamo questi qua, ragazzi, ben 8 piedi. It's incredible. Invece abbiamo solo un paio di mani. Questa invece è la basetta, potete notare che è fatta bene, cioè i perni in acciaio per incastrare bene i piedi sotto e non permettere al dinosauro di cadere, e mai sia che cada, ragazzi, perché ha una vernice molto delicata, bellissima ma molto delicata, quindi non deve cadere assolutamente. La basetta però l'avrei preferita in resina o quantomeno in plastica rigida. Questa invece è una plastica molto molto morbida, molto, diciamo, leggera, ma in compenso il modellino pesa davvero tanto. Vi ricordo che qui i piedi sono accurati, quindi li hanno fatti della dimensione giusta, ma riesce comunque
a tenersi in equilibrio, ragazzi, il dinosauro pesa 1,750 grammi. Per farvi capire di quanto pesa, pensate semplicemente che il Tyrannosaurus Rex della Papo, che comunque è un bel mattoncino, pesa soltanto 431 grammi. Questo, ragazzi, pesa 4 volte di più, 1,750 grammi. It's incredible. 1,7 kg di arte, ragazzi, mamma mia. Penso il modellino più pesante, a parte Sideshow, che io ho in collezione. Si fa così. Praticamente come stappare champagne. Ecco qua, gli abbiamo tolto le gambe, gli posizioniamo le altre. Una, mettiamo anche l'altra. E due, ok, i perni, senza i buchi per i perni, per potergli far prendere, diciamo, più, anche più pose. Vedete come si possono muovere i piedi in questo modo. Tyrannosaurus Rex può prendere veramente qualsiasi posizione senza, diciamo, il rischio di cadere, ragazzi. E vi assicuro che ha un ottimo equilibrio, non cade. Vi assicuro che manovrarlo è anche abbastanza stancante. Io penso di aver trovato il punto di equilibrio, un po' una posa tripode, ragazzi, con la coda che appoggia a terra. Cerchiamo di dargli la posa corretta per Tyrannosaurus Rex. Non vorrei forzarlo troppo perché conosco i miei polli, in questo caso conosco i miei pollisauri, perché, ragazzi, non bisogna troppo sollecitare le articolazioni, c'è il rischio di romperle, bisogna scaldarle molto, piano piano, facendo piccole manovre un po' alla volta, tipo facendo così, così, muovendo, diciamo, un po' gli arti e le articolazioni. Piano piano si scaldano e sarà più facile e si evita il rischio di spaccature, ragazzi. Ecco qua, diciamo che più o meno sto arrivando alla quadra, ci sto arrivando. Ok, vorrei dargli una... Bene, il problema più grande è che ha veramente un peso notevole sul corpo e sulla testa, quindi tende sempre a sbilanciare in avanti il dinosauro. Questo set di piedi e di gambe mi risulta davvero troppo leggero per poter reggere il modellino, ragazzi. Quindi lo eviterei come la peste, questo set di gambe, io, perché non si riesce a trovare la quadra. Ecco, sono riuscito finalmente a trovare il punto di equilibrio con questo set di piedi e di gambe. Ragazzi, vedete come però basta poco per perdere l'equilibrio, perché comunque sono secondo me progettati questi piedi per essere abbinati a un qualche supporto qui sulla testa, ragazzi, che lo possa reggere, perché davvero le trovo molto molto ballerine. E quindi io direi di cambiare piedi. Ecco, adesso si regge, vedete che bello, ragazzi, che bello. Cambiamo piedi però, dai, cambiamo piedi. Rimettiamogli le zampe con i perni, che mi sembrano le gambe, ragazzi, più portate proprio a sorreggere il peso. Queste sono indubbiamente le zampe che ci permettono una maggior stabilità, così non cade sicuramente. E qui si può mettere anche la basetta. Sto davvero sudando 7 camicie, ma penso alla fine di avercela più o meno fatta. Eccolo qua, ragazzi, sulla sua basetta. Sicuramente di tutte le gambe e piedi che ho provato e montato, quelle con i buchi sotto per i perni sono quelle che offrono al modellino la maggior stabilità. Ragazzi, potete notare tranquillamente come potete spostare il modello, ma lui non cada. Vedete che riesce comunque a mantenere diversi gradi di equilibrio, e questa cosa, diciamo, che mi lascia dormire sonni tranquilli, perché potete esporlo tranquillamente così. Vedete che la basetta ci offre la possibilità eventualmente anche di esporre il modellino così. A me piace moltissimo poterlo esporre con una gamba un po' alzata, così comunque riesce a mantenere l'equilibrio, ragazzi. Guardate che bella anche questa posizione qua. Ecco, una delle altre pose che può prendere il modellino. Qui ho sostituito alla gamba destra, vedete, ho sostituito il piede
questo è un piede che si incassa proprio per poter dare lo slancio alla gamba. Guardate che bella questa posa, esporlo così è davvero fico, ragazzi. Questa mi garba abbastanza, ragazzi, questa posa. Vedete che fica questa, sì, questa mi piace, devo dire. Eccolo qua in un'altra posa ancora, vedete come qui l'ho addirittura ancora di più abbassato per renderlo... La basetta, ragazzi, purtroppo è leggera, questo è l'unico difetto, avrei preferito una basetta in resina bella, bella stabile, che avrebbe dato sicuramente più stabilità al dinosauro. Diciamo che comunque si può giostrare per creare delle pose interessanti. Adesso però rimettiamogli la gamba con, diciamo, questa è la gamba più pesante che abbiamo, con il perno sotto, perché mi sembra quella più ferrata per dare la stabilità al modellino senza l'ausilio della basetta, ragazzi. Questo, ecco, così non cadrà praticamente mai il dinosauro. Vita natural durante. Adesso che vi ho fatto vedere un po' la mobilità delle gambe, eccetera, eccetera, vi faccio vedere la card, ragazzi. La scartiamo insieme. RJ Palmer, ve lo ricordo, guardate che bella. Qui c'è anche scritto Art by RJ Palmer. Qui ci sono tutte le caratteristiche di Tyrannosaurus Rex, tardo Cretaceo, scoperto da Vernon Brown nel 1902, e il chili, ragazzi, 7000 kg per 12,4 metri di lunghezza. Vi ricordo che è un dinosauro scoperto in Nord America. Questa scultura, ragazzi, ha ben 22 punti di articolazione. Infatti non è una statua di quelle fisse, ma ha 22 punti che si muovono. Allora, innanzitutto la testa, la bocca, la lingua, poi abbiamo il collo qui alla base, vedete? E siamo a 1, 2 e 3 solo per quanto riguarda la testa. Poi abbiamo le braccia piccoline, classiche di Tyrannosaurus Rex, quindi 3, 4 qui alla base, 5 e 6 qui sulla mano. Poi abbiamo, è caduta la E, 7, 8 e 9 da questa parte sempre si possono articolare le mani. E siamo a 9, poi abbiamo 10 qua, vedete la parte centrale, 10, 11, 12, 13 e 14 dall'altra parte, 15 l'attaccatura della coda, 16 e 17 e poi ovviamente arriviamo alla cifra di 22, considerando che le altre gambe hanno le parti articolabili qui sul piede. E quindi, ragazzi, sono 22 punti, fino a 22 punti di articolazione per la bestia. Ma adesso vediamolo più da vicino e vediamo la testa, ragazzi. Incredibile, guardate le squame, guardate sulla mascella qui che dettaglio, che texture allucinante che ha Tyrannosaurus Rex BOTM qui. Cioè, è allucinante, guardate anche qui sulla premascella come riesca ad avere degli spessimenti tipici proprio di Tyrannosaurus Rex. Quindi sono stati fatti questi, diciamo, indurimenti, spessimenti delle squame un po' anche cheratinose, ragazzi, guardate che belle che sono, che belle. C'è un dettaglio allucinante, guardate anche qui sulla finestra, porca, è proprio fatto bene e le squame sono esagonali. Guardate qui proprio la forma delle squame, che è quella tipica romboide esagonale proprio che avevano i dinosauri. I dinosauri avevano le squame molto molto piccole. La bista del Mesozoic ci dà proprio questa sensazione di aver scolpito squame molto molto piccole. Incredibile, il dettaglio della testa è qualcosa di mai visto, pazzesco. Mai l'occhio mio è stato poggiato sopra una definizione tale. Guardate la differenza proprio tra le trame, tra squama e squame nelle varie regioni della testa, ragazzi, della faccia. Guardate che sono squame scolpite tutte in maniera differente. Guardate qui, guardate poi come diventano più piccole, come si diventano più grandi. Qua sono ancora più grandi in prossimità comunque dell'apertura della bocca. Qua diventano addirittura diverse, sopra ancora cambiano. Qua ci sono gli spessimenti che vi dicevo prima, per poi ritornare in un'altra dimensione, per poi ritornare microscopiche sulla finestra. Ragazzi, it's incredible, squame davvero fatte con il lanternino. A scanso di equivoci, ragazzi, qui, vabbè, vi dico subito il mio pensiero, lo sapete qual è, sulle labbra, però vi dico che l'hanno scolpito talmente bene che
mi piace davvero tanto avere comunque un modellino di questo calibro, fatto così bene. È davvero incredibile. Io non vi nego che lo avrei preferito sicuramente con i denti della mascella superiore leggermente esposti, che quando praticamente serrava la bocca uscivano fuori. Ragazzi, sì, lo avrei preferito così, però cosa dire all'arte ingegneristica di questi scultori, ragazzi. Guardate qua, classica tipica forma dei denti a banana. Guardate che belli che sono i denti, guardate anche che belli i denti sopra, ragazzi, guardate che belli i denti sopra, guardate che belli, e come praticamente grazie alla chiusura della bocca i denti sopra vadano a chiudersi praticamente nella zona che c'è tra la parte esterna e la gengiva, praticamente si forma una sorta di sacca dove si incassano i denti. Così, in questo modo, e la bocca si serra del tutto. Questa è una ficata pazzesca. Guardate che bello il movimento della bocca. Non ha un grande livello di estensione. Guardate, questo è il massimo cui riusciamo a aprire la bocca. Ricordo che Tyrannosaurus Rex non aveva proprio un ampissimo raggio di apertura della bocca. Diciamo che stiamo comunque nel range, forse leggermente sotto al suo range di apertura massimo, però ci sta, ragazzi. Ma guardate che belli i denti che sbucano fuori. Questa cosa delle labbra, pur non condividendo il pensiero appunto di tutti i denti coperti da labbra, devo dire che è bellissimo il fatto che i denti rimangano nascosti per poi bada boom vedersi nel momento in cui si apre la bocca. Ragazzi, guardate che ficata, cioè tu sembra praticamente una faccia da lucertola così, e invece poi apre la bocca e sbucano fuori queste banane bianche, ragazzi. It's incredible, guardate che belli i denti tipici di Tyrannosaurus. Mi sembra non abbiano fatto le seghettature, li tocco per sicurezza, no, non sono seghettati, ma davvero sarebbe stato una chicca pazzesca, una chicca fotonica avere la seghettatura dei denti, tipica proprio dei denti dei teropodi, di Tyrannosaurus Rex, di chi era abituato a strappare la carne alle sue prede. Qui invece sono denti lisci, però ragazzi, che vi devo dire, i denti sono fatti benissimo. Guardate come si vedono benissimo le due coane, che sono quei due fori che facevano collegamento proprio con le narici, e questa è una caratteristica degli uccelli, hanno anche gli uccelli, li avevano i teropodi, le due coane. Bellissimo, ragazzi, nessun dettaglio è stato trascurato. Guardate anche qua la membrana del rictus, questo lembo di carne, di muscolo, di membrana, di pelle, che cazzo è non si sa, però vedete che è fatto bene, è fatto benissimo, ragazzi. E poi la lingua che è schiacciata proprio sul palato, proprio come deve essere, corta e appoggiata al palato. Non è la tipica lingua di Tyrannosaurus Rex, quella che ha campana praticamente, che sta in mezzo alla bocca così come una coda di porco. E invece no, qua è attaccata, è corretta pure questo, cioè tutto corretto, ragazzi. È troppo, siete esagerati, dai, abbiamo capito. Se mi aveste fatto un po' i denti sopra che sbucavano un pochino fuori, era proprio il massimo per me. Però ragazzi, va benissimo così. Lo so che lo sto ripetendo tante volte, però io ho preso una posizione ben precisa sui denti e sulle labbra dei teropodi. Ci ho fatto un video, ve lo metto qua sopra, qua. Questo è il video che ho fatto, proprio labbra contro denti. A fine video, mi raccomando, dategli un'occhiata, ve lo metto anche in descrizione. Tyrannosaurus Rex aveva le labbra o i denti? Pur ammettendo che ci sono delle basi scientifiche per poter scolpire un dinosauro in questo modo, leggo tanti commenti sul fatto che Tyrannosaurus Rex debba per forza avere labbra per proteggere lo smalto dei suoi denti. Non è così. È un discorso molto semplicistico. Infatti, affermare che lo smalto deve per forza proteggere i denti di Tyrannosaurus Rex dalla rottura. Gli animali odierni con smalto hanno labbra. I fossili dei denti di Tyrannosaurus Rex evidenziano presenza di smalto, uguale Tyrannosaurus Rex alle labbra. Ci sono mille variabili che dovete considerare, ragazzi, non potete fare sempre 2 più 2. Nel mio video Lips vs Teeth evidenzio molti aspetti per cui invece trovo più plausibile che Tyrannosaurus Rex avesse i denti dell'arcata superiore esposti, che escono proprio fuori dal labbro, proprio come scolpisce PNSO. Vedete, questo è il Tyrannosaurus Rex della PNSO, vedete come i denti dell'arcata inferiore vadano proprio a incassarsi in overbite, proprio con
la mandibola superiore con la parte di sopra, lasciando i denti di sopra scoperti. Ramos e Bard invece, grazie alla consulenza di Silva, Palmer, Ugheto e compagnia cantando, invece scolpiscono due bei labbroni che non si capisce se poi in realtà sono fissi o penzolanti. Qua a me mi sembra che penzolino, ragazzi, cioè mi sembra un po' ballerini, un po' come quelli dei cani. Ma soprattutto, super chicca speculativa, i denti dell'arcata superiore, come vi dicevo, si incassano nelle sacche laterali della mascella inferiore tra le gengive e la pelle. It's incredible, per buona pace dei segni dei denti inferiori sul palato, appunto, ritrovati nei crani di Tyrannosaurus Rex. Sappiamo che in questo determinato preciso momento storico sono ritornate di moda. Oddio, quanto sei brutto visto così, però, T-Rex. Sappiamo che in questo momento storico sono tornate di moda le labbra in T-Rex. Un po' come nei primi del Novecento fino alla seconda metà del secolo scorso, quando, vabbè, Jurassic Park ha praticamente fatto diventare il Tyrannosaurus Rex con i denti esposti un po' il canone, no? Questo è ad esempio il Tyrannosaurus Rex della WeDragon, un Tyrannosaurus Rex vintage, ragazzi, ispirato proprio ai primi del Novecento. Guardate come abbia labbra. Ma se vi fate andare bene il fatto che questa splendida scultura abbia le labbra, allora vi dico, sedetevi e ammiratelo. Perché qui, ragazzi, siamo dinanzi, e lo dico sinceramente, ad un capolavoro. Io mi sono molto emozionato, un po' come quando a 19 anni andai a Parigi e rimasi lì, come una cernia tassidermizzata, a contemplare La gazza e la neve, quadro del maestro Monet. E quindi dinanzi a questo Monet dei dinosauri, io vi dico, guardate la mascella inferiore, guardate la trama di squame, ragazzi, ve lo faccio notare ancora, perché forse non vi siete abbastanza resi conto, potete anche contarle e finirete nel 2100. Ragazzi, sono mille squame dappertutto, guardate la trama sul corpo, guardate che figata queste micro squame dappertutto, cioè è veramente qualcosa di magico, cioè al tatto... si sente proprio la differenza della pelle con gli altri modellini, pure si sente proprio che c'è una qualità, un peso, una manifattura eccellente. È un modellino davvero devastante. Le squame sono veramente una chicca incredibile. Sotto potete notare come siano più grandi, ci sono degli studi in base a dei ritrovamenti di pelle, ragazzi. Mi piace questa cosa, che abbiano seguito comunque tutte le feature scientifiche possibili e immaginabili per realizzare appunto un mezzo capolavoro. Il dettaglio qui è a livelli pazzeschi. Mi gasa questo dinosauro, sì, devo dire proprio che mi gasa davvero tanto, e peccato che non sia, come dire, un giocattolo, perché quanto sarebbe figo giocare con una cosa del genere. Non si può, ragazzi, con questo non si gioca, perché questo è da collezione, ragazzi. Qui c'è profumo di arte, profumo di manifattura, profumo di classe, profumo di maestria, qui c'è profumo di cacca, ragazzi. Sì, avete capito bene, sento un forte puzzo di cacca, come quando ci si emoziona troppo e succedono cose strane. Che se a parte, ragazzi, it's fantastic. Guardate qui la cresta sul nasale, ragazzi, che bella. E anche queste sporgenze sopraorbitali qua, proprio sopra gli occhi, ragazzi. E si sa, Tyrannosaurus era il teropode con una maggior probabilità di avere una faccia completamente butterata, piena di spessimenti e rigonfiamenti. Hanno fatto molti studi sul tessuto osseo, appunto, dei crani dei tirannosauridi, ma soprattutto di Tyrannosaurus Rex, e si sa che in vita poteva davvero avere questo aspetto, con tutte queste, diciamo, creste e rigonfiamenti vari. Guardate anche come nella premascella abbiano evidenziato la finestra. Ragazzi, probabilmente la finestra non doveva essere così evidente, ma era ricoperta da tessuto muscolare, probabilmente doveva essere meno evidente, però ci piace il fatto che l'abbiano evidenziata. Anche quella temporale qui dietro è evidenziata, ragazzi, è molto molto dettagliato il modellino. Guardate anche qui intorno all'occhio, che dettaglio, con queste occhiaie da sonnambulo, ragazzi, guardate che la pelle, che gioco che fa, tramite anche lo sculpt, la colorazione, ragazzi, fa un gioco tra squame, pieghe, crespature, piccoli, vedete, ispessimenti cheratinosi,
ragazzi, devastante. E qua sì, c'è anche proprio riprodotto l'anello sclerotico. L'occhio è fatto molto bene, di questo color turchese, mi piace, anche se forse un po' più piccolo sarebbe stato leggermente più accurato. L'occhio, ragazzi, soprattutto negli adulti era molto piccolo. Qua, come vi dicevo, si nota la finestra intertemporale, ragazzi, e poi qui il giugale. Questo ispessimento, ragazzi, vedete qui sullo zigomo, sul giugale praticamente, se lo toccate è proprio un ispessimento, è l'epiguale. Abbiamo imparato a conoscerlo, ve l'ho fatto vedere quando vi ho parlato dei ceratopsidi. Vedete qui l'epiguale è molto più sviluppato nei ceratopsidi, però mi piace il fatto che Silva abbia scolpito questa parte della testa anche in Tyrannosaurus Rex. Guardate che bello, mi piace come si stringe proprio il cranio, come toccandolo si senta proprio il fatto che finisca fino, e questa è una cosa incredibile. Guardate come si restringe. Io probabilmente l'avrei fatta ancora più stretta, evidentemente per poter fare la chiusura della bocca hanno dovuto, vedete, allargare un po' la bocca, ragazzi, il muso. Io l'avrei fatto più stretto, e questa è una anche delle tante, diciamo, dei tanti motivi per cui non gradisco tanto le bocche con labbra. Però vedete qua come, nonostante tutto, sia piacevole a bocca aperta, a bocca chiusa. Così mi ricorda un po' qualcuno, qualcosa, ma non mi ricordo cosa. Scrivetemelo nei commenti se questa faccia vi ricorda qualche film, qualche personaggio buffo che abbiamo visto in qualche cartone. Adesso non mi viene. Continuando sulla testa, potete notare il foro auricolare. Credo lo abbiano fatto così grande più che altro per renderlo visibile, perché altrimenti qualcuno magari non l'avrebbe visto. A mio modo di vedere, forse era un po' più piccolo. Comunque a bocca aperta davvero, davvero potete notare l'incredibile dettaglio interno, ragazzi, come è scolpito magnificamente. Tra l'altro mi piace il fatto che si veda e si percepisca bene l'eterodonzia di Tyrannosaurus Rex. Guardate i denti, uno diverso dall'altro, aveva denti di diverse grandezze, denti più grandi, denti più piccoli, soprattutto qui davanti, ragazzi, i piccolini erano piccolini, questi qui, mentre erano più grandi quelli nella metà. Bello! Nella parte superiore del palato potete notare le due coane. E sì che lui era un uccello spiumato, ragazzi, perché le coane tipiche degli uccelli e anche presenti in Tyrannosaurus Rex erano proprio un tratto caratteristico dei pennuti, e dei pennuti di oggi, ragazzi. E a proposito di uccelli, una cosa che apprezzo su questo modellino è l'assenza di piumaggio, perché sì, ok che la vicinanza agli uccelli per quanto riguarda Tyrannosaurus Rex, però non ci dimentichiamo che alla fine del Cretaceo, il periodo in cui è vissuto Tyrannosaurus Rex, e soprattutto a livello massimo di evoluzione per un dinosauro, per un teropode, le piume, soprattutto in questa grandezza, erano del tutto inutili. Quindi io non credo che Tyrannosaurus Rex avesse avuto le piume. E poi vi ricordo che sono state ritrovate delle partizioni di pelle, delle impressioni di pelle di Tyrannosaurus Rex, dove c'è evidenza di assenza di piumaggio. Ora qualcuno mi starà qui a dire: beh, le squame sono state ritrovate solo in alcune zone di Tyrannosaurus Rex, non dappertutto, quindi ci può stare che abbiano magari le piume in altre parti. Sì, esistono uccelli odierni che hanno piume e squame, il gufo, il pinguino, ok ragazzi, ok. Ed è vero anche che in Nord America le piume tendono a conservarsi meno rispetto ad altri posti come la Cina. Però ragazzi, che vi devo dire, io credo fermamente che Tyrannosaurus Rex fosse completamente squamato. Mi piace che questo BOTM mi abbia almeno in parte accontentato, visto che non l'ha fatto con i denti esposti, ma lo ha fatto con la pelle, ragazzi, la pelle è tutta squamata. Tanto poi, se vogliamo fare i pignoli, qualche segno di, diciamo, di legame con gli uccelli lo troviamo. Guardate anche qua sui piedi gli scuti tipici proprio dei galli, dei polli, delle galline. Guardate qua gli scuti, gli uccelli, ragazzi. E lui sì che era un grande uccello. La lingua è attaccata al palato.
Secondo un recente studio sull'osseo ioide è corretto fare la lingua così attaccata al palato. Mi piace tantissimo come hanno riprodotto la muscolatura di questo Tyrannosaurus Rex. Guardate le tipiche gambe da pollo, magre, su dove c'è l'osso praticamente, ma qua il muscolo proprio tipo coscia di pollo, guardate, sembra proprio una coscia di un pollo arrosto. Notate qua anche, diciamo, la parte più larga della coda, che è dove c'è il caudo femorale, ragazzi, che è un muscolo bello importante che serviva proprio alla coda per dare la spinta e soprattutto per mantenere l'equilibrio al dinosauro quando correva. Potevano forse evidenziarlo un po' di più il muscolo caudo femorale, però va bene così, si capisce che la coda è una coda importante. Tra l'altro è lunghissima, come è giusto che sia, perché la coda di Tyrannosaurus Rex, ragazzi, era lunga. Guardate qui come l'hanno fatta bene, è proporzionata a tutto il resto. Ragazzi, è veramente un modellino fantastico. Guardate le piccole e caratteristiche braccette di Tyrannosaurus Rex. Guardate che bello il fatto che si possano comunque muovere nella maniera accurata. Cioè, oddio, le possiamo anche mettere alla Jurassic Park, ragazzi, così. Ma Tyrannosaurus Rex le braccia le aveva così, visto che non poteva pronare il polso. Pensate che queste braccette erano lunghe soltanto un metro, piccoline rispetto ai 12 e mezzo di tutta il dinosauro. Nonostante fossero molto piccole, però, in realtà erano molto forti. Sono dell'idea che forse avrebbero addirittura potuto scolpirle con più muscoli. Infatti lo scheletro del T-Rex ci mostra che il dinosauro aveva il coracoide importante. Il coracoide è l'osso della spalla da cui hanno origine i muscoli degli arti anteriori. Tra l'altro le braccia erano anche molto mobili. Infatti molti paleontologi sostengono che Tyrannosaurus Rex, almeno quando era giovane, usasse proprio attivamente i suoi lunghi artigli per ferire i rivali. Cioè, in realtà da adulto probabilmente no, però da piccolino, secondo me e secondo anche molti paleontologi, gli artigli venivano proprio usati. Super chicca, notate il primo dito più corto ma dotato di un artiglio più lungo, arrivava fino a 10 cm. Mentre il secondo dito è più lungo ma con artiglio più corto. Una delle cose che mi piace più di tutte in questa action figure è il fatto che lo abbiano scolpito bello massiccio, ragazzi, bello grosso. Eh sì, addio alla vecchia silhouette di Tyrannosaurus Rex snello skinny. Ora sappiamo che Tyrannosaurus Rex aveva il pancione. Infatti Tyrannosaurus Rex aveva questa forma proprio allargata grazie ai gastralia, che sono delle estensioni delle costole presenti in tutti i dinosauri teropodi. Fino a un po' di tempo fa non si sapeva che i dinosauri avessero appunto queste gastralia, e quando hanno scoperto le ossa di Sioux, del Tyrannosaurus Rex Sioux, ritrovarono anche tante ossicine e non sapevano dove posizionarle. Il Tyrannosaurus Rex Sioux fu quindi presentato al mondo nel 2000 e vi ricordo fu esposto al Field Museum senza appunto le gastralia. Quindi la sua figura è ovvio che fosse molto più magra di come invece sarebbe dovuto essere. Ma grazie a studi recenti quegli ossicini finalmente hanno avuto una collocazione sotto le costole, appunto, qui a gonfiare la pancia. Tyrannosaurus Rex non aveva il diaframma come noi esseri umani. Queste gastralia probabilmente servivano di aiuto alla respirazione, spingendo l'aria dentro e fuori dai polmoni. Inserire le gastralia però non porta solo modifiche alla robustezza della pancia. Grazie a questa estensione delle costole, qui nel petto del Tyrannosaurus Rex possiamo notare, diciamo, un allargamento. Abbiamo infatti un petto più sporgente, proprio come quello di un tacchino, con conseguente allargamento delle costole e quindi abbassamento anche delle braccia, ragazzi. Le braccia di Tyrannosaurus Rex sono molto più basse rispetto al passato. Prima le trovavamo più o meno in questa altezza. Infatti adesso sappiamo che grazie a questo petto allargato abbiamo le braccia più basse. Vedete qua come proprio si gonfia grazie alle gastralia. Uno dei punti di maggior successo di questo modellino è sicuramente il collo. Guardate qui il collo a mo' di tacchino. Ragazzi, questa è una parte bellissima. Guardate qui sotto. Questa pellaccia proprio che si raggrinzisce è stupenda.
E questo tipo di pelle che è presente anche sul collo, vedete qua, questa sorta di cappello, ragazzi, a me ricorda un po' il cappuccio dei Cavalieri Templari, credo sia esteticamente comunque accettabile, ragazzi. Mettiamolo, cioè, non mi fa letteralmente impazzire, cioè, mi piace la trama, non mi piace il fatto che probabilmente dà troppo l'idea di essere proprio una... un cappuccio, ecco. Devo dire che c'è un grandissimo lavoro scientifico dietro, che deve per forza di cose combinarsi anche con il realizzare un action figure, ragazzi, perché loro hanno realizzato una scultura e quindi, come dire, era più fattibile magari fare certi dettagli. Loro hanno dovuto adattare la scultura per rendere 22 punti di articolazione. E quindi complimenti. Ma ora parliamo del colore e non posso che dire tre parole: it is incredible. La colorazione è ispirata all'antanoto del Borneo, la rarissima lucertola che sembra un drago. E se dall'inizio del video vi stavate domandando del perché questo modellino abbia gli occhi azzurri come Leonardo DiCaprio, adesso sapete il perché. Perché questa lucertola, oltre ad essere velenosa, ha una particolarità: ha gli occhi azzurri. Non ha un orecchio esterno, infatti è chiamato anche varano senza orecchie. Ma soprattutto è velenosa, quindi occhio! Vabbè, non vi preoccupate, si trova solo nel Borneo, quindi non c'è problema, a meno che non andate nel Borneo. E sì che Tyrannosaurus Rex comunque le orecchie ce le aveva. E se ce le avete anche voi, ascoltatemi bene. Lo so che costa tanto, ragazzi, lo so che non è per tutti questo Tyrannosaurus Rex, però se amate Tyrannosaurus Rex... e soprattutto sposate l'idea delle labbra in Tyrannosaurus Rex, e diciamo vi piacciono le action figure, anche quelle grandi, ragazzi, per me dovreste seriamente pensare di prenderlo, perché diciamo è un'occasione più unica che rara. Siamo contemporanei veramente a David Silva, alla Beast of the Mesozoic, che fanno queste sculture. Un domani, magari fra 10-20 anni, potrebbe essere tardi. Ed ora, per concludere questo video, ragazzi, un po' di sani e impietosi confronti. Qui abbiamo BotM a confronto del PNSO Wilson, il loro Tyrannosaurus Rex. Qui abbiamo Kiss, il Tyrannosaurus Rex della Rebor. Notate come anche Rebor gli abbia scolpito le labbra. Notate come però la bocca sia molto differente rispetto all'apertura della bocca di BotM, però notate che qui gli occhi li hanno fatti davvero piccoli, come piacciono a me. E vedete che bello pure questo Rebor con tutti questi spessimenti cheratinosi. Ragazzi, questi sono i Tyrannosaurus Rex del momento, con le labbra, ragazzi, Rebor e BotM. Qui abbiamo invece il Tyrannosaurus Rex della WeDragon, il Tyrannosaurus Rex femmina della WeDragon, quello di Jurassic Park, ragazzi. Notate, vedete, cioè, che comunque il BotM rimane comunque più grande. Qua invece abbiamo il Tyrannosaurus Rex della Hammond Collection, che vi ho fatto vedere sul canale. Quindi se ci tenete anche a vedere questo Tyrannosaurus Rex, recuperatevi il video, guardateli. Queste sono le differenze appunto tra i due tirannosauri. Questi sono i denti esposti. Mi sarebbe piaciuto avere anche la versione, magari una testa che si poteva incassare con i denti esposti, proprio come ha fatto Rebor. Perché BotM non mi fai anche i denti esposti? Guardateli, sono bellissimi entrambi questi due modellini. Uno si ispira a Jurassic Park e l'altro si ispira alla ricerca scientifica. Sul mercato difficilmente troverete di meglio, a parte l'esimio T-Rex fanculizzatore verde dai denti verdi. Ed eccolo in confronto a grande puffo, il Torosaurus, sempre in scala 1:18 della BotM. Ragazzi, guardate la differenza, guardate come qui potete ben capire come nel Cretaceo, ragazzi, non era proprio un gioco da ragazzi per Tyrannosaurus Rex sconfiggere un bestione come Torosaurus. Qui invece un bel confronto con il Pachirinosauro, T-Rex e Pachirinosauro, ragazzi, sempre in scala 1:18. Qua invece, ragazzi, con Nasuto Ceratopo. Eccolo qua, ragazzi, T-Rex e Nasuto Ceratopo. Qua invece in rapporto al Triceratops in scala 1:35 della PNSO, quindi potrebbe essere un cucciolo di Triceratopo a confronto del Tyrannosaurus Rex. Quindi da me e dal Tyrannosaurus Rex della BOTM, Creative Beast Studio, Beast of the Mesozoic, è tutto. Ci vediamo alla prossima.